spiegare anche a Bruno, in maniera, lasciatemi dire, un po' cortese, perché poi voglio dire, entrare in casa degli altri è sempre antipatico. L'impianto di depurazione è stato progettato partendo da quello che era progettualmente previsto entrasse a monte e finiva a valle. Che intendo dire? Vi ricordate che fosse per esempio delle condotte sottomarine? Non si sono posti neppure la questione di valutare e verificare le condotte sottomarine, anzi la condotta sottomarina esistente, quanta portata fosse in grado di portare all'aria, cioè se solo la portata nera, le 5 volte la portata media nera, 10 volte la portata media nera, non solo in relazione alle dimensioni del tubo, ma anche in relazione al carico disponibile, cioè quanta acqua, quanta pressione si riesce a dare sulla tubazione, che ovviamente è proporzionale all'acqua che la condotta riesce a trasportare. Purtroppo l'impianto di depurazione, ma non sto dicendo che è colpa di Boviere, è colpa, sto dicendo è nato così, quindi l'appalto era questo. Io ho chiesto di interessarsi anche di questi problemi, così come abbiamo cercato di interloquire su quella che era l'acqua che arriva all'impianto di depurazione, perché teoricamente quello è un impianto di depurazione progettato per la portata media nera per le 5 volte la portata media nera. Punto. 5 volte. A me risulta che in ogni caso, per esempio, hanno previsto il raddoppio dell'attuale condotta che porta le acque dal ramo di sorrente e dal ramo di Vichequense fino alla condotta sottomarina, su nostra spinta, su nostra pressione. Hanno fatto il più che il raddoppio dal punto di vista della sezione idraulica e triplicato. Allora, porta fino all'impianto. No, ascolta, faccio facciamo la condotta sottomarina doppia per 1400 metri all'alto. Allora e fuori non servono più tanto. Abbiamo risolto il problema di sorrento, vedi, piano stanno. Perché se facciamo una nuova condotta sottomarina che dall'impianto di Punta Gradene, quando arriva a 5 volte, si mette nella nuova condotta sottomarina tutta l'acqua mista che arriva, la mettiamo lì e non si depura, va fuori tutta l'acqua. Abbiamo tutti i problemi, questa è un'altra soluzione. Per carità. No, io volevo fare una domanda più. È chiaro, c'è una cosa che qui c'è da salvare, mi sembra che da salvare, ma però posso dire, professore, mettetemi un intervento, perché ascolto tutti, in precedenza ascolto, però alla fine dobbiamo completare con le verità. Un attimo solo di pazienza, io vorrei che lasciassi completare l'ingegnere, mi sa spiegare una serie di cose, però voglio ascoltare il dato tecnico. Perché dobbiamo essere, dobbiamo dire due cose così come sono, cose non vanno le cose come sono, gli hanno provvedimenti, però non dobbiamo perché sennò non ci questa se magari con un disegno potremmo, non credo che ci sia una planimetria, comunque diciamo, questa è la galleria esistente, che questo è il ramo di sorrento, qua c'è i muri, qua c'è la condotta sottomarina. Qui c'è la condotta che parte da Vichequense col ramo di Vichequense, qui c'è la condotta, anzi chiedo scusa, la galleria dove praticamente si sviluppa l'impianto di depurazione. Quest'acqua che confluisce in questo punto, dove attualmente c'è la grigliatura provvisoria che è stata realizzata anche grazie all'interessamento della Procura, nel punto nel quale dovrà entrare in funzione l'impianto di pretrattamento, in questo punto c'è un bypass. Una parte, le 5 QMN vanno alla galleria dove c'è l'impianto di depurazione. Questa galleria con la condotta fognaria che si sta implementando, si sta allargando, consente il trasporto di più di 5 QMN, che qua c'è ci sarà un derivatore. Le 5 QMN se ne vanno al trattamento, 2,5 QMN trattamento completo, 2,5 QMN soltanto trattamenti preliminari, il resto che non dovrebbe arrivare all'impianto di depurazione. In ogni caso c'è a capienza questa galleria per trasportare oltre 5 QMN. Qua parte la condotta di sottomarina, vi ricordo 1,5 km di lunghezza, 90 metri di profondità, grazie alla quale comunque c'è la bagnabilità della sorrentina. Grazie a voi, dal 21 marzo 2007. Mi fa piacere che lo ricordo, perché esisteva una condotta sottomarina eccezionale, mai messa in esercizio, esatto. È la vergogna assolutamente.
venuta Gori, non la messa in esercizio. Ma questo è Gori l'ha fatto, con soli 120.000 euro. E da quel momento problemi di balneabilità, ringraziando Dio, non ce ne sono stati più, tranne i fenomeni, ovviamente, che è inutile ricordare. Ma su questo nessuno. No, no, io sto cercando semplicemente. Però posso, ora, posso interrompere su questo disegno. Noi per diminuire questa portata che arriva qua, che dovrebbe superare i 5,5, che cosa dovremmo fare? Quello che stiamo facendo, no, però quello che io ringrazio, ringrazio i presenti, perché adesso al di là di come si raccontano le cose, date sempre atto e riconoscimento. Io chiedo scusa, io parlo del mio comune. Nel mio comune le foglie che vanno appunto a Gradete sono separate. No, Rotte per esempio è ancora. Allora, diciamo che abbiamo, sindaco, abbiamo. Ma sono pochissimo, sindaco, abbiamo. Quelli la somma. E quelli che dobbiamo. Abbiamo avviato questo processo, virtuoso, abbiamo. Ma ce ne sono molte, diciamo. E tu dici. Allora, quello, però, tu dici uffo, lui dice no, no, però, voglio dire, però, allora, scusa, ti vengo a prendere, ma no, però, appena più vengo a casa, tutto fai un appigliato portato. Ma no, però una cosa dopo, però Genna, per cortesia, perché sennò confondiamo veramente le cose. No, cioè, ma spiega, spiega un attimo, no, io vorrei, vorrei capire, per diminuire questa portata qua, che cosa bisogna fare? Quello che stiamo facendo da un anno e mezzo, con la collaborazione dei comuni, perché io vi ricordo che abbiamo instaurato veramente un rapporto proficuo, una sinergia con i comuni, per cui al di là del fatto che voi lo sapete, noi sistemi cognati abbiamo ereditato, non è che abbiamo realizzato, ma non lasciamo stare. In effetti, dato che c'è una sovrapposizione di competenze, senza neppure entrare nel merito questo è mio e questo è tuo, voi lo sapete, noi ci siamo messi a disposizione. Abbiamo chiesto il contributo dei comuni, e qui c'è Piano e qui c'è Sorrento, e insieme abbiamo realizzato, visto che le competenze erano sovrapposte, abbiamo realizzato delle opere. Alcune le abbiamo completate, altre le dobbiamo fare, già sono in progetto e sono in programma, si stanno facendo. Quindi da questo punto di vista, Andiamo tanto da Bobbietta, gli dico quando poi si fa, si farà, si sta in corso proprio facendo il raddoppio della condotta fino alla riva, fino alla riva. La nuova condotta dove va con le 11 volte in più? Quello che io ho chiesto di verificare all'architetto Bobbietta, per cortesia, dato che io non conosco i dettagli costruttivi dell'impianto di depurazione, quindi, scusatemi se parlo direttamente, ma è inevitabile, non conosco il carico disponibile sulla condotta sottomarina, per favore mi verifichi quanta portata riesce a portare la condotta sottomarina. Aspetta un attimo, fammi completare per cortesia. Ho chiesto anche, visto e considerato che avete fatto comunque, grazie alle nostre pressioni, il raddoppio di questa condotta, ma potete valutare la possibilità, se la condotta sottomarina esistente non è in grado di trasportare tutta l'acqua mista, quota bianca e quota nera che arriva all'impianto di depurazione, oltre le 5 volte, non è in grado di trasportare, ma per cortesia vogliamo vedere se siamo in grado, se possiamo realizzare un pozzetto di carico della condotta sottomarina che non sia lunga un chilometro, perché non è necessario farlo di un chilometro, sia anche 100 metri. Perché la ringraziando dei fondali sono molto profondi, le batimetriche subito si raggiungono di una certa quota. Facciamo una condotta sottomarina di 100 metri e così risolviamo definitivamente, poi ci vuole il bianco, il nero, il grigio, il verde, il giallo, comunque con la condotta sottomarina, ma anche non nelle more che facciamo i lavori, perché comunque è una garanzia e una sicurezza. Invece di scaricare, io sono stato personalmente lì, un posto peraltro meraviglioso dal punto di vista proprio uno scoglio eccetera, invece di far scaricare quest'acqua bianca a mo' di cascata, a mo' di fiume su questi scogli, se realizziamo un imbocco e realizziamo una condotta sotto, non si vedrà più niente, anche in tempo di pioggia. Allora ritengo che sia una cosa che non è una spesa eccessiva, noi ci possiamo spendere 70 milioni di euro, se ne spendono 70 e 500, o se non hanno i fondi si vede di fare il ragionamento, diciamo la stessa cosa, di raddoppiare la condotta sottomarina, cioè dalla costa, dalla montagna, per 100, 200, 300 metri all'esterno, in modo tale che dopo le 5 volte, cioè dalle 5 alle 11 volte, non più dalle 5 alle 11 volte, essendo acqua mista, terreno, nera, eccetera,
può essere immessa a mare solo nei 55-70 giorni di pioggia all'anno. Questo significa però, ammettere un fallimento a metà. No, ma questo è nelle more che fa noi di nelle more che facciamo i lavori, e io dico a quel picchio, e sono d'accordo con te, nelle more va benissimo, però se i lavori non sono fatti per 40 anni, se ci siamo fatti costruire, se adesso ci siamo fatti costruire la rete a maglia dell'impianto di metallizzazione, ma voi sapete quanto costerà fare una doppia foglia su Corso Italia, su Via dei Prati, eccetera, tutte le strade, questo è il problema. Non ho idea quanti deve spiegarmi questo, capisci? Perché poi è complicato fare, caro ingegnere Rodrigo. Allora, giustamente, facciamo una doppia foglia, buttiamo tutto a Via Quenza, perché tutto questo si tratterà di fare, di portarlo a Via Quenza, appunto a Scudo, cioè a 30 metri dalle spiagge della tanto 100 metri sotto, va bene, 100 metri, cioè 100 metri a largo ci mettiamo tutta l'acqua in più che è diluita, ma a me non mi gusta bene. Ha ragione. Lo capite? Non mi gusta bene. Non esiste una cosa del genere, questo è il problema. Chi vuole venire alle piante di Punta Reina adesso? Sì. No, volevo venire un attimo, perché purtroppo devo scappare, se non l'ha.